Ciao a tutti, oggi andremo a preparare un dolce adatto per la colazione. Gli ingredienti che ci serviranno per realizzare questa ricetta sono 350 g di farina, 2 uova, 150 g di zucchero, 80 g di burro, 80 ml di latte, una bustina di lievito e gradella di zucchero quanto basta. La prima cosa che andremo a fare è quella di sciogliere il burro. Come secondo passaggio prendiamo le uova, le mettiamo in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero e andiamo ad amalgamare il tutto con uno sbattitore elettrico. Ora, come vedete, aggiungiamo il burro fuso. Il latte. E la buccia grattugiata di un limone. Mi raccomando, il limone non trattato. E continuiamo ad amalgamare con lo sbattitore. Adesso aggiungiamo la farina. E lievito e andiamo ad amalgamare. Adesso ho preso una teglia da forno, l'ho rivestita con carta da forno e adesso ci mettiamo il nostro impasto in questo modo. Dopo aver messo l'impasto nella nostra teglia, ci bagniamo le mani con l'acqua e cerchiamo di dargli una forma un po' allungata come questa, in questo modo. Poi sopra andiamo a mettere la granella di zucchero. Ora possiamo infornare in forno caldo a 180 gradi per 30 minuti circa. Ecco il nostro dolce appena sfornato, adesso lo lascio raffreddare un po', poi lo andrò a tagliare per farvi vedere anche l'interno. Ora andiamo a tagliare il nostro dolce, va tagliato in questo modo. Il nostro dolce è pronto, spero che la ricetta vi sia piaciuta, buona colazione a tutti, al prossimo video.